Buongiorno a tutti, in questo nuovo video tutorial mostrerò come realizzare questa sfiziosissima e leggerissima gonna pareo che io ho deciso di chiamare gonna pareo Ibiza. Per quanto riguarda il filato, ho deciso di utilizzare quello della Mistrico Filati linea Miss Baby Soft. Ok, chi mi segue sa che io è il filato che sto adorando di più quest'estate perché è un filato molto sottile e molto leggero e quindi era perfetto per poter andare a realizzare una gonna pareo. Vi ricordo che è 100% cotone soft pettinato gasato mercerizzato e che ogni gomitolo è da 50 grammi misura 175 metri. Per poter realizzare questa che indosso io, ho utilizzato soltanto due di questi gomitoli lavorandoli con un 100 il numero 3 e come potete vedere la gonna mi è venuta bella larga e comunque abbastanza lunga perché mi arriva quasi diciamo un poco più sopra il ginocchio e quindi veramente ha un metraggio molto lungo. Per quanto riguarda una taglia S, se la volete fare ancora più lunga andate a comprare tre gomitoli perché due io li ho finiti del tutto, quindi se la volete fare più lunga anche se siete taglia S avete bisogno di un gomitolo in più. Taglia M, tre gomitoli per poter fare la gonna. Taglia L, io direi 4-5 gomitoli. Questo naturalmente se la volete identica a me, se poi la volete ancora più larga, quindi qua ancora più voluminosa e anche un po' più lunga, allora in quel caso dovete andare a comprare qualche gomitolo in più. La lavorazione è semplicissima, si lavora su un multiplo di 8 e dovete tenere presente che quando andate a montare le catenelle iniziali non dovete misurare la vostra vita, ma i fianchi, perché la gonna deve essere indossata e tolta, quindi avete bisogno che vi passi diciamo sui fianchi per poter poi essere allacciata. Mi avvicino un po', ma non riesco, non so se riesco a farvelo vedere, allacciata così come la tengo io con il filo di catenelle. Quindi, una volta fatto montate le catenelle, si inizia la lavorazione che va ad allargandosi. Io in realtà ho fatto anche pochi aumenti perché poi tra un ventaglio e l'altro mi sono fermata con due catenelle, ma voi potete farlo ancora più largo andando a fare 3 o 4 catenelle in modo da averla molto, ancora più pieghettata se vi piace questo tipo di questo genere. La particolarità della gonna, che penso vedete meglio in foto, si nota soprattutto nella parte finale perché nella parte finale sono andata a fare 5 giri che hanno creato un piccolo motivo che ha dato vita a queste piega a questi tipo questo bordo orlato, chiamiamo così un bordo orlato, quindi che è ancora più pieghettato rispetto alla lavorazione iniziale e quindi dà questo effetto molto movimentato alla gonna che penso che sia perfetta per essere una gonna appunto da poter essere indossata in spiaggia sopra un costume. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla e se è così poi mi raccomando mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa oppure sul gruppo di Facebook La Libertà di Uncinettare e Sferruzzare, altrimenti mi trovate su Instagram come Elsa Faccio o con l'hashtag Uncinettando con Elsa. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per poter realizzare la nostra gonna pareo utilizzerò il filato da Mistrico Filati linea Miss Baby Soft, che è questo 100% cotone gasato, pettinato, mercerizzato e io ho scelto questo colore che è verde acqua. Allora, lavorerò con l'uncinetto numero 3 e io ho montato 184 catenelle. Vi ricordo che è una gonna, quindi voi le catenelle che dovete mettere dovete tenere presente in base alla circonferenza dei vostri fianchi e il motivo che andiamo a realizzare si ottiene su multiplo di 8, quindi mi raccomando, prendete la circonferenza dei vostri fianchi, mettete tante catenelle tenendo appunto presente della lavorazione di 8 e mettete la quantità che vi serve. Non vi preoccupate, cioè deve essere larga per i fianchi perché la gonna vi deve uscire, entrare, la potete infilare come si suol dire. Quindi se poi in vita vi va larga non è assolutamente un problema perché poi noi faremo una striscia di catenelle che ci servirà proprio per poter stringere la gonna pareo quando la indossiamo. Allora, montate le nostre 184 catenelle, possiamo andare a fare il nostro primo giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, quindi una, due, tre. Catenella di separazione, prendo il filo, rientro nella stessa catenella di base e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, prendo il filo, salto 3 catenelle di base, entro nella quarta e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, salto 3 catenelle e ricomincio da capo. Quindi entro nella quarta e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta. Catenella
Catenella di separazione, salto 3 catenelle, entro nella quarta e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, salto 3 catenelle e ricomincio da capo. Facciamo un tenuto insieme, quindi salto 3 catenelle, entro nella quarta e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta. Catenella di separazione, salto 2 catenelle, salto 3 catenelle, entro nella quarta e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio primo giro e il secondo giro non ve lo faccio vedere perché è praticamente uguale. Andremo a fare ventaglietto nel ventaglietto, quindi maglia alta, catenella di separazione, maglia alta all'interno del ventaglio. Una catenella di separazione, una maglia alta dove abbiamo la maglia alta. Quindi i primi due giri sono uguali. Al terzo vi faccio vedere gli aumenti. Quindi ripetiamo, questo è il primo giro. Terminato il primo giro, andiamo a fare il secondo giro che è uguale. Maglia alta, catenella e maglia alta all'interno dell'archetto del ventaglietto. Catenella di separazione, maglia alta sopra la maglia alta, catenella di separazione. Terminati i due giri, vi farò vedere come realizzare il terzo e iniziare di nuovo a fare gli aumenti. Ho terminato anche il secondo giro e adesso vado a fare il terzo giro. Con una maglia bassissima mi porto all'interno dell'archetto di una catenella e vado a fare di nuovo 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta. Una catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta. Adesso vado a fare 2 catenelle di separazione, quindi una e due. Vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. Di nuovo 2 catenelle di separazione. 1 e 2, vado nell'archetto successivo del ventaglio e vado a fare il mio ventaglio, quindi maglia alta, catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta, 2 catenelle, 1 e 2, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta, 2 catenelle, 1 e 2 e ricomincio da capo, quindi vado a fare questo per tutto il terzo giro e lo ripeto anche per il quarto, quindi andrò a fare ventaglietto nel ventaglietto, 2 catenelle, maglia alta, 2 catenelle, quindi questo è quello del terzo giro, lo farò la stessa cosa anche nel quarto giro e poi vi farò vedere il secondo aumento che andremo a fare. Ho terminato anche il quarto giro. Vi ricordo che il quarto giro è uguale al terzo, quindi per questo non ve l'ho fatto rivedere. Adesso possiamo andare a fare il nostro quinto giro, che consiste nel realizzare. Vado a fare una maglia bassissima all'interno del mio ventaglietto e vado a fare il mio ventaglietto, quindi 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, una catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo, vado dove ho la maglia alta e vado a fare il ventaglietto, quindi vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta, una catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta, 2 catenelle, 1 e 2, ricomincio da capo, quindi vado dove ho il ventaglietto e realizzo il ventaglietto, quindi maglia alta, catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta, una catenella, rientro un'altra maglia alta, 2 catenelle, 1 e 2, ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il quinto giro e il sesto lo farò uguale, quindi nel sesto andrò a fare ventaglietto nel ventaglietto, 2 catenelle, ventaglietto nel ventaglietto. Quindi ripeto, adesso vado a fare un ventaglietto nel ventaglietto, quindi maglia alta, catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta, 2 catenelle, vado dove ho la maglia alta e di nuovo vado a fare il ventaglietto, quindi maglia alta, catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta, 2 catenelle. Faccio questo per tutto il quinto giro e poi vado a fare il sesto, che farò uguale, ossia ventaglietto in ogni ventaglietto separato da 2 catenelle. Terminato anche il sesto giro, vi farò vedere il settimo. Allora, io sono arrivata al sesto giro e come aumenti mi fermo qui, non ho bisogno di farne altri, quindi procedo a lavorare la gonna continuando questo giro fino ad arrivare alla lunghezza desiderata dove poi farò il mio motivo, perché diciamo questo è l'inizio, ma alla fine avremo, come avrete visto all'inizio del video, un motivo diverso. Fermo restando che se voi volete allargarla ulteriormente potete farlo tranquillamente passando a lavorare invece che 2 catenelle 3 o poi passare addirittura anche a lavorare 4 catenelle.
catenelle, se la volete proprio bella larga. Per quando poi andremo a fare la parte di sotto, non è un problema se io ho 2 catenelle o se voi ne avete 4, non vi cambia assolutamente nulla, perché poi la lavorazione è uguale a tutte, solo che io andrò a fare le 2 catenelle, voi ne farete 3 o ne farete 4 a seconda del tipo di lavoro di catenelle di separazione che avete. Ma ripeto, potete fare quante catenelle volete, non è assolutamente un problema. Detto ciò, quindi io adesso continuo a lavorare, vi dirò alla fine qua a che giro sono arrivata. Diciamo che essendo una gonna pareo, io mi deve arrivare come lunghezza totale a metà coscia, quindi diciamo che mi fermerò prima per poter fare poi i giri finali che servono per creare il motivo di sotto. Però vi dirò naturalmente quanti giri ho fatto e quanti centimetri è lunga prima di andare a fare poi la parte finale. Allora, sono arrivata al 23° giro, quindi non dall'inizio, perché non ho contato anche i giri dove non avevo fatto gli aumenti, ma dall'ultimo aumento che ho fatto fino a giù sono 27 giri, e a questo punto possiamo andare a fare la parte finale della nostra gonna. E andiamo a fare in questa maniera. Naturalmente io continuerò a fare 2 catenelle, ma se voi ne avete fatte qualcuna in più non è un problema, fate il numero delle catenelle che avete fatto. Quindi vado, prendo il filo, entro nel ventaglio e vado a fare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta, rientro altre 2 maglie alte, 1, 2, per un totale quindi di 3 maglie alte, 2 catenelle, se voi avete fatto di più fatene di più, vado nell'archetto successivo e di nuovo 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3. E continuo così per tutto il giro, quindi 2 catenelle, vado nell'archetto del ventaglio e vado a fare 3 maglie alte. Continuo così per tutto il giro. Terminato il primo giro, chiamiamolo così, andiamo a fare una maglia bassissima all'interno della terza catenella. Secondo giro, andiamo a realizzare 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, catenella di separazione, vado nella catenella successiva e di nuovo una maglia alta, catenella di separazione, vado alla maglia alta successiva e di nuovo maglia alta, 2 catenelle, 1 e 2, mi raccomando se voi ne avete fatte 3 o 4 fatele in 3 o 4, non è un problema, e ricominciamo da capo, quindi una maglia alta sopra la prima maglia alta, catenella di separazione, una maglia alta sopra la seconda maglia alta, catenella di separazione, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 2 catenelle, 1 e 2, ricomincio, quindi maglia alta, catenella di separazione, maglia alta sulla maglia alta successiva, catenella di separazione, maglia alta sulla maglia alta successiva. Continuo così per tutto il secondo giro. Termino il secondo giro dopo aver fatto la maglia alta di 2 catenelle, entrando nella terza catenella iniziale facendo una maglia bassissima. Terzo giro, vado a realizzare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta, quindi 1, 2, 3. 2 catenelle di separazione, 1 e 2. Prendo il filo, vado nella seconda maglia alta e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione e rientro un'altra maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, vado alla maglia alta e vado a fare una maglia alta. 2 catenelle di separazione, nel mio caso voi se ne avete fatte 3 o 4, mi raccomando, continuate a fare lo stesso numero e si ricomincia da capo, quindi una maglia alta sopra la maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, una maglia alta sopra la maglia alta successiva. Catenella di separazione, prendo il filo, rientro e vado a fare un'altra maglia alta. Catenella di separazione, 2 catenelle di separazione, 1 e 2, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. 2 catenelle di separazione, 1 e 2, ricomincio da capo. Facciamo un'ultima volta insieme, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. 2 catenelle, vado alla maglia alta successiva e realizzo una maglia alta, una catenella, rientro un'altra maglia alta, 2 catenelle di separazione, 1 e 2, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta, 2 catenelle di separazione, 1 e 2, e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio terzo giro.
Sto terminando anche il terzo giro, ho fatto l'ultima maglia alta e le 2 catenelle, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Quarto giro, vado a realizzare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta, quindi 1, 2, 3, 2 catenelle di separazione, 1, 2, prendo il filo, vado all'interno del ventaglietto e vado a realizzare 5 maglie alte, quindi 1, rientro 2, rientro 3, rientro 4, rientro 5, 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo, vado alla maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, nel mio caso, voi se state facendo 3 fatene 3, se state facendo 4 fatene 4 e si ricomincia da capo, quindi una maglia alta sopra la maglia alta, 2 catenelle, 1 e 2, vado nell'archetto di una catenella del ventaglietto e vado a realizzare 5 maglie alte, quindi 1, rientro 2, rientro 3, rientro 4, rientro 5, 2 catenelle, 1 e 2, vado dalla maglia alta e realizzo una maglia alta, faccio 2 catenelle e ricomincio da capo, facciamo un'altra volta insieme, quindi vado dalla maglia alta e realizzo una maglia alta, 2 catenelle, 1 e 2, entro nell'archetto del ventaglietto e realizzo 5 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 2 catenelle, 1 e 2, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta, 2 catenelle, 1 e 2 e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio quarto giro. Sto per terminare anche il quarto giro, vado, dopo aver fatto 2 catenelle, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassa. Bene, adesso devo andare a fare il mio quinto e ultimo giro e realizzo 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, 2 catenelle di separazione, una maglia alta sopra la prima maglia alta, catenella di separazione, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, catenella di separazione, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, catenella di separazione, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, catenella di separazione, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 2 catenelle, 1 e 2, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta, 2 catenelle, 1 e 2, 3 nel caso ne stia facendo 3, 4 se ne state facendo 4 e ricomincio da capo, quindi una maglia alta sopra la maglia alta, 2 catenelle, 1 e 2, una maglia alta sopra la prima maglia alta, catenella di separazione, una maglia alta sopra la seconda maglia alta, catenella di separazione, una maglia alta sopra la terza maglia alta, catenella di separazione, una maglia alta sopra la quarta maglia alta, catenella di separazione, una maglia alta sopra la quinta maglia alta, 2 catenelle di separazione, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta, 2 catenelle, 1 e 2, ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio quinto giro. Una volta terminato il quinto giro, io lascerò la lavorazione così come viene. Non farò né un bordino sotto né un bordino qui di sopra, perché voglio che questo sia comunque una gonna copricostume molto semplice, che dà questo effetto solo un po' molto movimentato sotto. Quindi mi piace il fatto di non fare alcun tipo di bordino, ma di lasciare poi la gonna così come viene.